C'è aroma di caffè nell'aria alle porte di Napoli, dove l'espresso è tradizione, passione e anche business. Siamo la Kimbo di Melito, azienda leader nel settore della produzione di caffè confezionato, con uno stabilimento di 40.000 metri quadri, 200 dipendenti e un fatturato che supera i 170 milioni annui. Tutti i giorni, in particolare dal Sud America e dall'Asia, arrivano nello stabilimento di Melito ben 120 tonnellate di caffè verde. Dopo la tostatura e le varie fasi di lavorazione vengono prodotte circa 100 tonnellate di caffè macinato, caffè in grani per i bar, capsule e cialde, l'equivalente di circa 15 milioni di tazzine di caffè al giorno. La società, grazie anche al contratto di sviluppo sottoscritto con Invitalia, ha da poco concluso un importante investimento per crescere e consolidare la propria presenza sul mercato. Circa 28 milioni di euro, di cui oltre 8 milioni di contributo pubblico erogato da Invitalia. Ma come è stato utilizzato nello specifico il contratto di sviluppo? Prima di tutto abbiamo investito nell'ampliamento della capacità produttiva, negli impianti, investendo con macchine moderne, tecnologicamente avanzati, e contemporaneamente abbiamo anche ampliato il sito logistico all'interporto di Nola, che è collegato funzionalmente al nostro sito produttivo. Successivamente abbiamo anche investito in un programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la messa a punto di un processo di produzione. Abbiamo anche sviluppato un nuovo sistema di packaging biodegradabile e compostabile. L'azienda Kimbo ha avviato da oltre un quinquennio un intenso programma di sviluppo della propria capacità produttiva, di rafforzamento organizzativo per tenere dietro all'evoluzione dei modelli di consumo del caffè, anche espandendo la propria presenza geografica. Il contratto di sviluppo che abbiamo utilizzato con l'ausilio di Invitalia, che ha riguardato un investimento sia industriale che di ricerca di oltre 28 milioni, ha sicuramente contribuito in maniera significativa a rafforzare la leadership in termini di capacità di risposta dell'azienda alle sollecitazioni del mercato e di flessibilità della propria offerta produttiva. Possiamo quindi dire che lo strumento del contratto di sviluppo e dell'incentivo ha sicuramente incrementato e rafforzato la capacità dell'azienda di stare sul mercato e quindi la leadership sia del marchio che del proprio prodotto, sia sui mercati nazionali che su quelli internazionali.